ごめんなさい。<noise> Ovunque la metta questa clessidra, ecco, dà fastidio, ma il tempo intanto scorre. Molti politici fanno la stessa cosa, spostano le carte, spostano i provvedimenti da una parte all'altra, il tempo trascorre e l'utilità del loro mandato si dimostra inesistente. Noi cerchiamo di dedicare questo spazio a voi tutti, care amiche, e cari amici, in maniera positiva, dando il giusto contributo e ricordandovi che potete inviare le vostre segnalazioni a telemaic.it anche attraverso il numero telefonico con messaggi Whatsapp, insomma, avete a disposizione i diversi mezzi per poter comunicare con la nostra redazione. Qualsiasi messaggio, qualsiasi segnalazione, qualsiasi cosa, anche magari un input per poter affrontare un determinato argomento e approfondirlo. Una cosa deve essere certa, che il tempo trascorre. E allora se il tempo trascorre dobbiamo utilizzarlo bene. Ed è quello che si chiedono gli elettori quando vanno alle urne, perché i primi cinque anni, se si chiude e si completa tutto l'esercizio, tutta la legislatura, i precedenti cinque anni sono volati via, perché il cittadino, se è fortunato e se risponde a quanto dettato dalla Costituzione, se è messo nelle condizioni di lavora, poi alla famiglia, poi allo svago, se ne ha la possibilità, ma anche se è disoccupato, anche se senza lavoro, viene preso dalle diverse problematiche, dalle diverse esigenze quotidiane e quindi il tempo scorre come in questa clessidra. E si chiede quindi l'elettore o disoccupato o imprenditore o ricco o povero, sicuramente si chiede ma questi cinque anni che sono trascorsi, che benefici o comunque cosa hanno portato alla mia vita? Questa è la domanda principale che ognuno di noi sicuramente si fa. Ed è a questa domanda che la politica dovrebbe rispondere. Ma stanno attraverso i dibattiti che ascoltiamo rispondendo a questa legittima domanda, la più superficiale, la prima che viene in mente, la prima essenziale? Sì perché l'essenzialità non è detto che debba determinare l'importanza nel senso la grandezza, basterebbero anche poche cose che possono sembrare per la politica superficiali, ma per i cittadini elettori indispensabili. Per me può essere non importante uno scivolo per disabili, per chi invece sta sulla sedia a rotelle, è determinante lo scivolo per disabili. Per me può essere non necessario conoscere un provvedimento di un'amministrazione comunale, per esempio nel campo dell'agricoltura, per un agricoltore, per un contadino, per un perito agrario per chi lavora in quell'ambito, invece è indispensabile e determinante conoscere quei provvedimenti. E cosa fa la politica? Cosa deve fare la politica? Non può distinguere le cose che favoriscono taluni soggetti, dimenticandosene delle altre? Cosa deve fare la politica? Non accontentare ma rispondere alle esigenze di tutta la popolazione. Certo diventa difficile, soprattutto se non si riesce a condividere con la popolazione quei criteri che dovranno determinare le priorità rispetto alle risorse economiche che si hanno a disposizione. Tornando al nostro tempo che scorre inesorabilmente, ad Acquaviva, per esempio, i cinque anni stanno per concludersi. Chi frequenta la nostra città, chi percorre le nostre strade, si rende conto che non sono ben pulite. Per quale motivo, ci si chiede, è aumentato il costo del servizio ed invece non è migliorata allo stesso tempo la pulizia delle strade e quando io dico questo non ci si può fossilizzare alla eliminazione dei cassonetti che erano un pugno nell'occhio visto che in quelle aree si vedeva certamente l'immondizia, quei cassonetti pieni, non è di là che si vede se un paese è pulito o meno. Quindi tralasciando quel fattore, quell'immagine dei cassonetti che sono spariti, noi dobbiamo fare riferimento alle nostre strade, ai nostri marciapiedi. Anche perché forse si sta facendo pagare ai cittadini una raccolta porta a porta i cui vantaggi economici non ricadono sugli utenti. È una domanda legittima che l'utente, il cittadino elettore si pone. Perché si chiede se ieri io pagavo una tariffa più bassa, oggi come mai pago magari il doppio e le strade non sono più pulite? Dovrei avere le strade più pulite al doppio. E allora si chiede giustamente, quei soldi in più che sto versando, a che cosa sono serviti? A questo porta a porta? Ma se il porta a porta è differenziare plastica, vetro, carta, se questo è il porta a porta, perché questa mia dimostrazione di sensibilità verso l'ambiente non viene premiata con un, una diminuzione del costo del servizio? O peggio ancora, perché se taluni non rispettano l'ambiente deve ricadere su di me? Il costo di questi soggetti ci ricorda un po' il discorso dell'energia elettrica questa storia. Inutile dire che la segnaletica è sempre lì, sono trascorsi un bel po' di giorni, è sempre lì, su marciapiede, in una strada principale di Acquaviva dove a pochi metri risiedono anche amministratori comunali di Acquaviva delle Fonti che senz'altro avranno visto quel cartello di quella... Spazzatrice lì per terra sul marciapiede, è una vergogna, è veramente una cosa pietosa, non perché un cartello non possa scivolare e cadere giù sul marciapiede, ma nel fatto che ci dice che in quella determinata giornata deve passare la spazzatrice e non se ne accorge nessuno. È lì per terra, ma chi deve guardare queste cose? Il vigile, il sindaco, l'assessore? C'è qualcuno in questa pubblica amministrazione di Acquia delle Fonti che ha gli occhi ben aperti per poter rendersi conto che c'è qualcosa che non funziona nel sistema e che forse cinque anni sarebbero stati sufficienti, dovuti essere, sì, dovuti essere, ma non lo sono stati sufficienti a migliorare sicuramente questo e ce l'abbiamo sotto gli occhi di tutti. Ma le strade acquavivesi nella maggior parte sono da rifare, nel senso che il manto dell'asfalto risulta essere pietoso, intanto il tempo trascorre, come sono trascorsi cinque anni di questa pubblica amministrazione, un asfalto caratterizzato da buche, lesioni varie, di diverse dimensioni, di diversa grandezza, insomma di tutto e di più. In cinque anni di amministrazione comunale non si è stati capaci di mettere da parte annualmente, mensilmente, le risorse, come fanno le formichine, affinché ogni anno un bel po' di strade potessero essere rifatte. Non le avrebbero magari rifatte tutte, quelle acquavivesi, ma non certo due, tre, quattro, cinque, dieci, come hanno fatto. Forse dieci sono pure troppe e fatte a macchie di, di leopardo e dove sono state fatte non sono state realizzate bene. C'è anche questo, perché... Il denaro si spreca non quando si realizzano i servizi, quando si realizzano delle strade, ma quando non si realizzano bene. Gli automobilisti spendono più soldi e continuano o ad andare con la macchina che fa strani rumori per i danni causati da questo asfalto mal ridotto, oppure i pedoni inciampano cadono, scivolano, si fanno male per questo asfalto malmesso. Il tempo trascorre e ci vogliono dare a bere, non certo alcolici, perché io non bevo alcol, e la maggior parte degli acquivesi non sono né alcolizzati e ne bevono alcol, e quindi hanno una buona memoria e sono ben svegli. Certo c'è chi dovrebbe fare in modo che si rispetti anche questo, quindi gli orari in cui si può vendere l'alcol, come, come si deve organizzare una manifestazione pubblica e come possono essere vendute le bottiglie dell'alcol, se devono essere in vetro, in plastica o non ce ne devono essere per niente, a cosa serve un Ministro Minniti che venga a Bari se poi nella nostra Acquaviva si fa una manifestazione strada chiusa? e ci ritroviamo bottiglie di birra a fiume. Che cosa serve un governo forte, un Parlamento forte, se poi nelle sedi periferiche abbiamo delle amministrazioni che non sono in grado, che non riescono a disciplinare il loro territorio secondo le direttive di un ministro. Questo si chiedono i cittadini, affinché, e queste sono le risposte importanti da dare, affinché la politica diventi coerente, stimolante, coinvolgente e avvicini i cittadini alle istituzioni e quindi alle urne e alla voglia di andare a votare. Perché se aumenta l'astensionismo non è certo colpa del governo o del Parlamento. La maggior parte della responsabilità, la verità va detta, è degli enti, dei comuni, di chi fa politica nei borghi, nelle periferie, nelle proprie città. È lì che si, allonti, si avvicina o si allontana la politica ai cittadini. Se aumenta l'astensionismo non è colpa di Roma, diciamo la verità, e di tutti quei comuni che hanno degli amministratori che sono lontani dai cittadini e non danno le giuste risposte ai cittadini. Questa è la verità, ma non tutti amano dirlo perché significherebbe dire che la responsabilità è propria, non è degli altri. Come la responsabilità è di chi legifera se ci si può permettere di dire aumentate le bollette Enel, ma stiamo veramente a scherzare. Il tempo passa inesorabilmente e pensano di prendere per i fondelli gli utenti, i cittadini. Che devono sempre rimanere calmi, sereni e tranquilli? No. Infatti le associazioni che mettono insieme più cittadini e più utenti mantengono questa calma, certo, ma utilizzano le strade giuste per poter far valere i diritti di quei cittadini non solo oppressi dai disagi, ma anche dalle spese e quindi dal pagamento di bollette, di oneri che non dovrebbero invece versare. Che dice la Codacons? Che farà, che interverrà presso il TAR affinché i rimborsi siano confermati? Parliamo in questo caso di telefonia, ancora oggi arrivano i messaggi di, de, dei 28 giorni. Ma insomma, ma ci troviamo in una... Ma io vorrei capire... Ma insomma, è una bella normativa, una bella leggina. Se oggi tu, gestore, stai continuando a mandare all'utente Gino Maiulli il messaggino con cui dici che rinnoverà il contratto eccetera eccetera a 28 giorni e gli togli la congestione per un mese, abbiate pazienza, forte con i poteri forti, non con i cittadini, con gli utenti che prendono sempre la fregatura, forti con le lobby, forti con coloro i quali muovono i milioni di euro, sì, forti con le compagnie telefoniche, Togliete la congestione per un mese, appare acqua per un mese, indipendentemente da come si chiami, e dobbiamo essere un po' forti. Sono di più i, i, i cittadini italiani o le compagnie telefoniche? Chi deve comandare nello Stato italiano? Le compagnie telefoniche o i, o i cittadini? E perché ancora oggi i cittadini devono ricevere questo messaggino del rinnovo a 28 giorni? Ma si sta prendendo per i fondi del chi, lo Stato italiano? È una vergogna, è una vergogna veramente. Io non mi, mi altero perché loro mandino i messaggi, ma perché lo Stato non sia in grado di non farli mandare. Non so se sono chiaro, spero di esserlo. Perché se continuano a farlo vuol dire che non c'è uno Stato che è capace di dire che de non devi fare questo e di far rispettare questa regola. E quindi al Tarlazio dovrà intervenire la Codacons a difesa di quanto ha detto la GCOM. Ossia che le compagnie telefoniche devono restituire i soldini perché il TAR ha rimandato a ottobre e noi rimandiamo a ottobre con i soldi nostri. Il TAR rimandiamo a ottobre. Vogliamo fare una bella riforma della giustizia finalmente, prima o poi? In questi casi si tratta di, fre di fregatura ai danni dei cittadini. Ma a quale ottobre? Noi non possiamo aspettare fino a ottobre. Domani dovete fare la sentenza. Ma a quale ottobre? uno Stato di diritto che non è capace di far rispettare una delibera della Gcom che dà la possibilità di rinviare a ottobre, ma ci rendiamo conto di come non funziona e allora vorremmo una politica forte che migliori le normative e dia le giuste risorse ai magistrati perché il tempo passa inesorabilmente e noi siamo arrivati già a ottobre per quanto riguarda la restituzione di soldi fregati nelle tasche dei cittadini, in questo caso degli utenti delle compagnie telefoniche. Elettricità, cambiano i nomi e ma le fregature stanno sempre lì. A che cosa serve cambiare il nome dell'agenzia, dell dell'autorità per il gas e l'energia? Ora si chiama ARERA. Non abbiamo fatto in tempo a imparare il, vero, il nome dell'autorità che ci cambiano il nome, come per dirci che cambiando il nome cambia qualcosa, non cambia nulla, sono sempre le stesse persone che stanno là: nominate dalla politica, nominate dalla politica. Le nuove regole non risolvono il problema, con guagli vanno vietati del tutto imponendo letture puntuali dei contatori. Perché dice il Codacons che è insoddisfatto a proposito di quest'altra fregatura che arriva agli utenti? Che le novità annunciate dall'ARERA, quindi l'ex autorità per il gas e l'energia, in merito ai maxi conguagli in bolletta elettrica, che potranno essere richiesti solo per gli ultimi due anni, ma stiamo a scherzare, alla vecchietta voi andate a fare il conguaglio dopo due anni, ma stiamo veramente a scherzare, e siete ciucci, e queste compagnie cioè, quelle sono ciucce, cioè tutta la tecnologia 4.0, fra un po' arriveremo non so su quale pianeta, stiamo ancora a fare i conguagli dopo due anni, ci hanno messo il contatore elettronico perché dovevano leggere automaticamente, ci hanno fatto di tutto e di più. Ci hanno rotto le scatole venendo a farci perdere tempo, pure per la sostituzione del condatore e fanno i conguagli dopo due anni. Ma stiamo veramente a scherzare, fa bene la Codacons quindi a dire che non è soddisfatta. Le nuove regole non risolvono il problema, dice il Presidente uh, Rienzi. Non basta infatti limitare il periodo per cui possono essere richiesti i conguagli, ma occorre intervenire per evitare del tutto che siano richiesti. Maxi con guagli agli utenti con bollette che spesso toccano cifre molto alte e mettendo in difficoltà le famiglie io devo pagare il giusto, al momento giusto, quanto sto consumando, non dopo due anni, e tu me lo vai a dire dopo due anni che sto consumando, e prima che mi devo regolare e accendere il forno meno e fare altro meno, me lo puoi dire dopo due anni e chiedermi migliaia di euro dopo due anni. Questo, il Codacons, quindi lo fa nelle aule del TAR, logicamente. E veniamo quindi a quello che vi ho accennato prima in conclusione, il tempo è trascorso, vedete quanto tempo noi dobbiamo perdere per l'inefficienza della, della cosa pubblica, dell'energia, delle bollette telefoniche, delle strade. I cittadini questo tempo lo devono perdere a divertirsi in famiglia, devono perderlo a fare quello che loro vogliono fare. Il loro tempo prezioso non deve essere messo a disposizione nelle mani di una politica inefficiente che produce burocrazia inefficiente. Questo tempo prezioso è nostro, invece ci rendiamo conto che ce lo rubano quotidianamente rendendoci schiavi dei diversi disagi che abbiamo e dovendo correre a destra e a manca per porre rimedio a chi è pagato per non. Darci il disagio, ma darci il servizio. Non è filosofia, non è chissà che cosa, è la realtà dei fatti. Vedete, è passato il tempo. E concludiamo quindi le morosità spalmate sugli altri utenti dei servizi elettrici, che è troppo comodo. L'ex autorità per il gas e l'energia Area ha previsto di addossare con la delibera del 1 febbraio 2018, numero 50, lo abbiamo detto ieri, sulle spalle di famiglie e consumatori degli utenti dei servizi elettrici in regola. I pagamenti, gli oneri non recuperabili per mancato incasso degli oneri del sistema, quantificati in circa un miliardo di euro su base annua. Gli altri non pagano e dobbiamo pagare noi. In base a quale principio c'è scritto questo fatto qua? Ma è veramente assurda una cosa del genere. In tal modo si tenta di spalmare sugli incolpevoli consumatori e sulle famiglie già taglieggiate da rincari, balzelli ed inique delibere dell'autorità il mancato recupero degli utenti morosi loro sono morosi e te la prendi con me e che, boh. e che cosa succede quindi? che la coda conferma che non sarà seduta ai tavoli perché dice dobbiamo ricorrere al tar e ve l'ho detto, detto ieri perché è solo una perdita di tempo mentre andando al tar non i tavoli ma andando al tar c'è finalmente una sentenza e si capisce come si deve comportare il cittadino ma voglio concludere con la cosa che fa più rabbia, perché le autorità non è il popolo che va a votare per chi deve dirigere un'autorità, per chi è quel dirigente, quel funzionario che ha titolo a dirigere, ad organizzare, a comandare un'autorità. Il buco creato dal crack di alcune aziende di vendita dell'energia, tra le quali Gala, Andate su internet e andate a ritrovare Gala, non vi dico chi è, amico di chi è e altro. La par condicio non me la dà la possibilità. Andate su internet e vedete chi è Gala, andate ad informarvi chi sono quei soggetti che hanno provocato questo buco del miliardo che l'autorità vorrebbe far pagare ai cittadini, qualcuno pensa fessacchiotti, ma che non sono fessacchiotti e che non prenderanno questa fregatura sicuramente senza opporsi, il buco creato da questo crack di alcune aziende di vendita dell'energia, tra le quali Gala, tre volte ve l'ho detto, scrivetevelo, Gala, il cui presidente Filippo Tortoriello legato a, ve lo trovate voi, e anche presidente Filippo Tortoriello dell'Unione Industriali del Lazio. Non può essere ripianato dalle famiglie vessate e taglieggiate, taglieggiate nelle tasche e taglieggiate nella cosa ancora più preziosa, nel tempo che gli fate perdere per colpe che non sono loro, ma di chi competenza in quel che sta facendo non ha nulla. Un saluto a voi tutti. よろしくお願いしま